Ah, il fantacalcio, forse lo sport più amato dagli italiani. E l'ho fatto anch'io un po' di tempo fa, quando ancora giocava di Natale, Pasquato. Giocano ancora? Non credo. Ma insomma, e si tratta di uno sport o comunque di un'attività, di un passatempo, di un hobby, chiamatelo come volete, alcuni anche un'ossessione, che consta di scelte economiche e sportive. E quindi mi sono chiesto, ma la letteratura economica ci può dare una mano per costruire una squadra il più possibile migliore della concorrenza? E la risposta è sì. Infatti, l'economia ci aiuta su tre livelli per cercare di costruire una squadra migliore rispetto a tutti gli altri. Partiamo dal primo livello. La domanda, credo, ce la siamo fatta tutti. E adesso che squadra faccio? Che tipo di giocatori prendo? E visto che credo siamo in tema di calciomercato, visto che è appena finito, credo, come vi dicevo, è da un po' che non faccio il fantacalcio. Addirittura ai miei tempi si utilizzava il giornale e c'era un po' quella magia di sfogliare la Gazzetta dello Sport e vedere tutte le valutazioni, cercare per l'elenco. Insomma, era una roba, invece adesso è tutto digitale. Sì, forse sono un nostalgico in questo senso, ma tant'è, la domanda ce la siamo fatta tutti, dicevo, che giocatori prendo? Quale tecnica utilizzate voi per prendere i vostri giocatori del fantacalcio? Magari me lo potete scrivere anche qui sotto i miei commenti. Ecco, magari alcuni potrebbero utilizzare la tecnica del scelgo i miei giocatori preferiti, oppure quelli che mi piacciono di più, oppure quelli che sono più in forma, o ancora cercano di trarre delle consulenze in oroscopi per cercare di combaciare l'oroscopo con l'anno di nascita, eventuali numerologie particolari o strane. Ecco, tutte queste strategie potrebbero essere fallimentari. Ma prima facciamo un passo indietro. Innanzitutto ci dobbiamo chiedere qual è lo scopo del fantallenatore. Innanzitutto lo scopo del fantallenatore è quello di, sì, creare una squadra, una buona squadra, ma sempre stando attenti a non spendere troppo. Infatti, l'obiettivo è quello di avere la squadra migliore possibile al costo inferiore. Sembra banale, ma è bene sempre ricordarselo. E quindi tutte queste tecniche di rifarsi a proprie idee oppure preconcetti, preferenze, potrebbe non solo farci scegliere dei giocatori sbagliati, perché magari non hanno quelle performance che noi crediamo, ma allo stesso tempo potrebbe questo atteggiamento farceli pagare di più, perché essendo il nostro giocatore preferito, insomma, qualche milioncino in più, perché no, non spenderlo? Ecco, tutto ciò potrebbe portarci verso il disastro, essere ultimi in classifica con tutta la gogna sociale, mediatica, degli amici che ti insultano, eccetera, eccetera. E questo noi ovviamente non lo vogliamo. Quindi il nostro scopo è quello di rimanere il più possibile attaccati alle statistiche dei giocatori, ai risultati che possono dare alla nostra squadra e soprattutto al loro costo. Perché magari ci sono due giocatori con due performance uguali, ma uno potrebbe costare di più e uno di meno, perché magari uno è più famoso, ha un brand, ha un suo nome più rinomato, gioca in una squadra più forte, eccetera, eccetera. Però noi ovviamente dobbiamo scovare l'alternativa più economica, ma con la stessa performance. E questo consiglio che vi do, cioè quello di sempre tenere a mente il fatto che dobbiamo ottenere la migliore squadra al minor costo possibile, può sembrare un consiglio banale e scontato. Ma nel momento dell'asta in cui ci sono tutti gli amici, è una situazione molto confusionaria, molto emotiva, magari vediamo che il nostro budget sta diminuendo, ma i giocatori non arrivano. Insomma, ci sono tante altre dinamiche che possono entrare dentro il contesto e possiamo perdere questo obiettivo di costruire la nostra squadra in maniera più efficiente possibile. Quindi bisogna prepararsi prima, guardare le statistiche e avere una rosa di giocatori alternativi che possono combaciare durante i momenti dell'asta, perché magari qualcuno ci ruberà il nostro giocatore, magari sovrapprezzandolo e noi lo sapremo, e quindi avremo delle altre alternative con giocatori simili, ma che magari potrebbero costare molto meno. Ecco, questa cosa potrebbe essere molto cervellotica e molto improbabile. In realtà è successa veramente questa roba qui. Non so se avete mai visto il film Moneyball oppure L'arte di vincere, è molto bello e ve lo consiglio. E racconta proprio questo episodio qui, del fatto che una squadra di baseball, non cadendo in
bias di mercato, di giocatori sopravvalutati, eccetera, eccetera, ma guardando solo e solamente, puramente alle statistiche e alle performance del giocatore, sono riusciti a ottenere un risultato straordinario, eseguendo proprio quell'obiettivo che ci siamo detti, e quindi costruire la squadra migliore possibile con il budget minore possibile. Ecco, quel film, quell'episodio degli Oakland, della squadra di baseball, è stato anche studiato in letteratura economica, e come vedete da questo grafico, vedete che si trovano i punti della squadra di Oakland nella parte del grafico in basso a destra, che significa che hanno ottenuto i migliori risultati possibili a un minor prezzo possibile. Questo perché, al contrario di tutte le altre squadre che come vedete sono nelle altre parti del grafico, sono riusciti a perseguire questa mentalità alla compravendita basato solo sui fatti e sulle performance dei giocatori e non su opinioni di esperti o sull'andamento del mercato che potrebbe sovrapprezzare i giocatori. E quindi, come vedete, non sono consigli campati in aria, ma alcuni li hanno applicati e hanno ottenuto ottimi risultati, e quindi potreste avere un grande vantaggio competitivo guardando questo video nei confronti degli altri vostri compagni di fantacalcio. Ecco, ma come ottenere allora tutto ciò? Perché ok, abbiamo visto la pratica, abbiamo visto che bisogna attenersi di più sulle performance del giocatore, compararle anche col loro prezzo in modo da ottenere questo mix tra performance e basso prezzo del cartellino. Ma come si fa tutto ciò? Beh, esistono diversi siti, ad esempio io ve ne posso consigliare uno che appunto vi dà numerose statistiche sulle ogni giocatore, sulle performance di ogni giocatore, e in base a tutte queste statistiche voi potreste scegliere una rosa di giocatori, per l'appunto il più possibile economica, ma che vi può dare delle ottime performance, e quindi creare la vostra squadra migliore del fantacalcio. Ma purtroppo, o per fortuna, in base alle prospettive, la letteratura economica ci aggiunge ulteriori due livelli per aiutarci a costruire la nostra squadra perfetta, e qui entriamo in un terreno un po' ostico, ma andiamo a vederlo. Purtroppo, cari fantallenatori, valutare semplicemente le performance dei giocatori non basta, perché viviamo in un mondo di merda. Infatti, le valutazioni che si danno ai giocatori non dipendono solo appunto dalle performance, tipo i tiri fatti, passaggi eseguiti, tackle, eccetera, eccetera, ma dipendono anche dalla valutazione degli arbitri. Insomma, se un mio giocatore mi fa dei molti falli o prende dei cartellini, questo può incidere sulla valutazione e perdere dei punti importanti che potrebbero farmi perdere la classifica del campionato. Ecco. E in questo caso ancora la ricerca economica ci dà una mano, perché ci sono numerosi studi che confermano che gli arbitri spesso sono razzisti. Ma adesso arriva la parte croccante. Infatti, come vi dicevo, ci sono numerosi studi, dal baseball all'NBA, al football americano, fino anche al calcio, che dimostrano come gli arbitri non siano sempre imparziali, ma spesso siano addirittura razzisti o discriminatori verso delle fasce della popolazione, magari con un diverso colore della pelle, o magari diversa etnia o diversa nazionalità. E davvero le ricerche in questo campo sono numerose. Ma perché fanno questo gli economisti? Una parte degli economisti lo fa perché è curiosa di sapere cosa avviene all'interno del campo di gioco, perché anche lì ci sono dei risvolti economici. Ma dall'altra parte altri economisti fanno queste ricerche su questi campi di studi sportivi perché c'è una situazione perfetta per monitorare se ci sia effettivamente un qualche tipo di discriminazione all'interno della società. Perché immaginiamoci un attimo il contesto in cui avviene questo tipo di discriminazione. C'è un arbitro che controlla altri giocatori, ma le decisioni che devono essere prese dall'arbitro devono essere prese in maniera molto impulsiva, molto nel giro di qualche secondo, ed è proprio in quei momenti che la parte più irrazionale e incosciente può fare perno sulle decisioni sull'arbitro. In questo caso ne ha scritto Kahneman nel libro Pensieri lenti e veloci, di quanto molte volte, quando noi siamo costretti a dare una risposta molto veloce, siamo soggetti a molti bias o superstizioni o appunto discriminazioni, e quindi gli economisti valutano questi esperimenti per vedere se ci siano effettivamente delle discriminazioni anche al di fuori del contesto della partita che si è giocata. Ecco, come vi dicevo appunto,
molto spesso gli arbitri, cioè, tendono a fischiare più falli, a dare più cartellini gialli a giocatori di colore o di altra nazionalità o altra etnia. E questo ovviamente incide anche sul nostro andamento della nostra squadra di calcio, di fantacalcio. Lo so, è un discorso un po' strano, però potreste valutare un fatto, e cioè per ogni partita vedere che tipo di arbitro c'è, quali bias può avere, e quindi di conseguenza modificare le nostre scelte nella nostra formazione, oppure addirittura la nostra scelta di acquisto dei giocatori, perché purtroppo sì, c'è anche questo aspetto che conta all'interno degli sport di squadra. E quindi abbiamo introdotto questo tema di discriminazione o razzismo. È bene specificare comunque che adesso non è che tutti gli arbitri sono, no, della Germania degli anni 30. Beh, no, ovviamente non mi azzarderei mai a dire questo. Infatti gli economisti distinguono due tipi di discriminazione: la discriminazione inconscia e la discriminazione conscia, cioè quella stronza, perché sei un inetto e quindi discrimini le persone. Mentre quella inconscia, di cui tutti noi siamo soggetti, deriva molto spesso appunto da bias, oppure da stereotipi o da altre dinamiche sociali che influenzano il nostro atteggiamento. Ad esempio, in uno dei vecchi video abbiamo anche citato la famosa discriminazione statistica, cioè le statistiche possono discriminare alcune fasce della popolazione, e quindi in questo senso possono influenzare anche degli arbitri molto esperti che magari sono stati formati per cercare di trarre un giudizio il più possibile oggettivo, ma che comunque sono comunque esseri umani e alla fine cadono sempre in questi tranelli mentali. Le ricerche sono per lo più concordi sul fatto che appunto questa discriminazione degli arbitri verso i giocatori sia per lo più una discriminazione inconscia, quindi non è che sono delle teste di cazzo razziste, ma per lo più è l'influsso della società che determina queste scelte. Una cosa interessante è stato il fatto che appunto una di queste ricerche è diventata molto famosa, e si è visto che dopo che questa ricerca è diventata molto famosa, la discriminazione è diminuita. Questo fa intendere sul fatto che effettivamente consapevolizzare non solo gli arbitri, anche i giocatori, ma anche ad esempio gli istituti sportivi che formano i giocatori o gli arbitri, può avere un impatto su questa discriminazione. Ad esempio, da parte dei giocatori, sapendo che potrebbero essere discriminati, potrebbero cambiare il loro stile di gioco, o allo stesso tempo gli arbitri, essendo più consapevoli di questi problemi mentali, no, non in quel senso, ma in tranelli mentali, meglio dire, ecco, potrebbero cadere, quindi sono più consapevoli, e quindi fare queste ricerche e renderle pubbliche potrebbe essere un grande vantaggio, come è accaduto in altre ricerche in passato negli Stati Uniti. Quindi ecco, cerchiamo di trarre anche qualcosa di buono da tutta questa cosa piuttosto problematica. Ma non è finita qui! Come vi dicevo, l'economia ci aiuta su tre livelli. Abbiamo visto quello sul lato delle performance, abbiamo visto quel lato della discriminazione degli arbitri nei confronti dei giocatori, che ovviamente va a influire sulla valutazione generale della performance del giocatore, ma c'è un altro tipo di livello, e cioè la valutazione dei giornalisti o degli esperti riguardo la performance dei giocatori stessi. Quando noi andiamo a vedere le quotazioni sulla Gazzetta, no, sul, mi viene sempre la parola Sole 24 Ore, sulla Gazzetta dello Sport, su altri siti, insomma, adesso non so quali vanno principalmente, sul fantacalcio, bisogna sempre tenere in considerazione che ci sono dietro delle persone che valutano queste robe qui. Ecco, ultimamente ho trovato una ricerca che proprio studia questa eventuale esistenza di discriminazioni riguardo ai valutatori dei giornali verso le performance dei giocatori, e si trova effettivamente che sì, anche su questo contesto i giornalisti potrebbero essere soggetti a un tipo di discriminazione implicita, quindi inconsapevole, riguardo ad alcune etnie o colori di pelle, eccetera eccetera. In particolar modo in questo studio si evince anche, soprattutto, che i giocatori mediocri o medio-bassi sono soprattutto quelli oggetto di discriminazione. Come vediamo, i giocatori non di colore, che comunque appartengono a una valutazione medio-bassa, hanno mediamente dei punteggi più alti rispetto ai giocatori di colore. Però questa discriminazione, come vediamo anche dai grafici, pian piano si appiattisce fino a quando può praticamente annullarsi per i giocatori più su all'alta fascia, quindi sui giocatori più bravi o che ottengono valutazioni maggiori. Questo è un altro grande intuito, una grande esperienza che ci dà la ricerca scientifica sul poter costruire la nostra squadra perfetta di fantacalcio. Ora, non vorrei essere frainteso, però uno dei consigli potrebbe essere:
create una squadra tutta di bianchi. Lo so, potrebbe essere problematica questa cosa, ma proviamo a fare questo esperimento. Ovviamente questa ricerca in ambito di Serie A, stiamo parlando in questo caso, è solo una. E quindi possiamo fare una ricerca molto più grande, quindi potete fare voi all'interno della vostra vostro gruppo di amici, fare magari dividere il gruppo, magari se siete sei, fare tre squadre solo di colore, tre squadre solo di bianchi, non lo so, idee stupide, oppure appunto seguire questi consigli. Tre persone seguono i consigli all'interno di questo video, quindi valutare quando si acquista e si fa la formazione al fantacalcio questi tre livelli di discriminazione, performance e bias che la letteratura economica ci aiuta a seguire, e dall'altra parte altre tre persone che invece fanno di testa loro per cazzi loro, e vedere come va e se effettivamente la ricerca economica ha ragione su questi aspetti. Quindi potete di prima mano testare voi quello che sto dicendo e vedere se effettivamente la ricerca segue quello che è la realtà. Ci sono ulteriori ricerche che adesso non voglio citare sul fatto che, ad esempio, anche il pubblico può influenzare le performance delle persone di colore. Infatti, ad esempio, sono fatti diversi esperimenti nell'anno del 2020, quando non c'era appunto pubblico all'interno degli stadi, e si è visto come questo ha potuto incidere sulla valutazione, sulle performance dei giocatori di colore o di etnie diverse da quelle maggioritarie in Italia, eccetera, eccetera. Sono tutti studi molto interessanti, ovviamente anche molto complicati da portare avanti per via di innumerevoli fattori da tenere conto. Però ecco, questi erano un po' di consigli riguardo alla costruzione della squadra di fantacalcio perfetta, se vogliamo. Quindi stare focussati sulle performance dei giocatori e tenere sempre in mente il fatto che costano, e quindi non sovrapprezzarli e tenere comunque la barra dritta su una nostra strategia che ci siamo fatti prima di fare l'asta, e poi tenere conto anche nella scelta dei giocatori anche queste discriminazioni per lo più implicite da parte dei giornalisti che valutano i giocatori, ma anche dagli arbitri che appunto dirigono il gioco. Spero di esservi stato d'aiuto e di avervi raccontato anche un po' questo angolo di ricerca economica che riguarda le discriminazioni e anche l'allocamento efficiente delle risorse per scegliere i giusti giocatori. Vi consiglio di andare a recuperare il film Moneyball oppure L'arte di vincere con Brad Pitt, è molto bello oltre a questi aspetti più economici, ed è una storia che è esistita veramente, come vi ho mostrato anche dalla ricerca economica, che è andata effettivamente a testare se la storia raccontata era veramente reale o meno. È risultata reale e abbiamo visto come in realtà molti professionisti, molti manager, molte squadre sopravvalutano o scelgono persone sbagliate. Ora nei commenti magari potrete dirmi anche voi qual è l'acquisto della vostra squadra del cuore che è stato veramente pessimo. Detto ciò, io vi ringrazio, ringrazio gli abbonati su Patreon e su Twitch, ma soprattutto su Patreon, che ringrazio sempre sotto ogni mio video per il supporto. Niente, come al solito, dal lunedì al venerdì alle 8 del mattino, live di attualità su Twitch e su Instagram, anche seguitemi, mi raccomando. Detto ciò, spero di esservi stati d'aiuto, interessante, beh, approfondite in descrizione e alla prossima. Ciao!